tutto do a tutti il benvenuto in libreria per una delle, mi auguro, ultime presentazioni in questa sede. Per chi non lo sapesse, alla fine di questo mese ci trasferiamo nei locali della ex Palomar, quindi sulla via Padre Monti, dove avremo 80 metri quadrati di spazio per ripresentazioni. Quindi, visto che uscirà il tuo libro in autunno, la prossima presentazione la faremo in uno spazio più ampio. Dicevo, benvenuti per una delle tante presentazioni, spero che non abbiate troppo caldo. È solo un'impressione. A vedere le espressioni, direi che c'è già qualcuno che vorrebbe interrompere. Questa sera ospitiamo Cinzia Piccoli, che molti di voi conoscono perché ci sono rapporti anche di conoscenza e d'amicizia. Qualcuno non la conosce, Cinzia ha abitato 15 anni a Saronno, poi ha pensato bene di trasferirsi in un'altra città proprio uguale a Saronno, quindi Fano. Beh, voi avete il mare, noi abbiamo il Lura, quasi uguale, e ha scritto questo romanzo che avrebbe dovuto presentare assieme a Carla, ma Carla per motivi imprevisti non è presente, ci sono io. Ho parlato con Cinzia un po' di questo romanzo che mi intriga, perché mi intriga non solo la storia, anche se è una storia tutta al femminile, ma mi intriga il periodo, mi intriga il modo di vivere. Questa storia si svolge nel periodo della prima guerra mondiale, quindi più o meno negli anni che vanno dal 1914 al 18, 19, gli anni successivi. Parlando con Cinzia mi ha dato alcune informazioni che poi vedremo di estorcere a beneficio di tutti. E io per prima cosa vorrei chiedere una cosa a Cinzia, ma la chiedo anche a voi. Fate tante domande, perché le curiosità sono tante. Il libro non è solita mappazza da 800 pagine, ma credo che ci sia da discutere per 800 pagine, sia sulla storia che sul periodo. Bene. Come dicevi prima, intanto Fano è la città dove sei nata, d'origine, sì. La tua città d'origine, quindi una città che conosci bene, che però ti ha dato un buco di 15 anni e forse oggi non è più la stessa Fano dell'epoca. Ma già 15 anni fa non era più. Com'è nata l'idea di scrivere una storia che avrà, immagino, anche dei risvolti, se non autobiografici, ma comunque di esperienze personali, pur essendo una storia di pura fantasia? Allora, non è stata un'idea, è stata un'esigenza, e diciamo che questa è proprio la parte più difficile per me da dirsi, perché è la più intima, perché mi coinvolge direttamente e emozionalmente. In maniera molto forte. Premetto che non è un romanzo autobiografico, lo chiamo romanzo anche se in realtà le dimensioni fanno sì che sia più una via di mezzo tra un racconto lungo e un romanzo breve, si tratta di un'ottantina di pagine circa. Non è un racconto autobiografico, di vissuto è, cioè, oltre il luogo, che tra l'altro poi magari se vogliamo insieme possiamo anche conoscerlo un po' di più attraverso anche l'immagine della copertina. Questa è una fotografia di Fano risalente ai primi anni del secolo scorso. È una fotografia che io vidi un po' di tempo fa su una qualche bancarella di un qualche mercatino,
che io stesso ho proposto all'editore, nonostante questi mi avesse detto che comunque la scelta dell'immagine di copertina solitamente spetta ai grafici della casa editrice. È una fotografia che appartiene all'archivia Linari e per ritrovarla sono andata più volte a consultare inutilmente la biblioteca di Fano. Sono riuscita a reperirla solo grazie all'aiuto e alla ricerca capillare di uno dei bibliotecari. Come vi dicevo, questa è Fano, ritrae una bambina vista di spalle, una ragazzina, quello che scorre sui piedi è il canale Albani, che si immette nel vecchio porto. Oggi è molto più grande, molto più moderno, con tanto di cantieri navali e yacht ormeggiati. Di fronte a lei, la costruzione che ha di fronte sono le vecchie carceri, ancora esistenti a Fano, mentre il torrione che si erige sul davanti, questo non c'è più perché è distrutto dai bombardamenti durante la Prima Guerra Mondiale. E appunto il luogo, come ha detto Giulio, è Fano, l'ambiente è quello della vecchia marineria e il periodo storico è quello che attraversa la Grande Guerra. E nella presentazione dell'opera riportata all'interno del libro, qui vengo alla domanda che mi hai fatto, troverete scritto che il racconto nasce da un'esigenza che è comune a molti di recuperare le proprie radici. Il libro si apre con una data, 1914, e questa data non vuole solo contestualizzare un periodo storico ben preciso, ma per me ha un significato molto più profondo perché quella è la data di nascita di mio padre. Però, come ho detto, non è un racconto autobiografico, la storia e i personaggi sono completamente inventati, gli unici riferimenti reali sono appunto quelli che appartengono all'infanzia di mio padre. Tornando alla copertina, ovviamente compare il titolo del libro, che è Come Bovary, e il titolo rimanda inevitabilmente al celebre romanzo di Flaubert. Io tengo comunque a precisare che prendo le dovute e rispettose distanze dal più celebre romanzo. I personaggi sono... sarei completamente... Che meglio. No, assolutamente no. Assolutamente no. I personaggi sono... Lasciamo dire a loro. No. Non ho di queste vellità comunque. Non ancora, ma penso che non le avrò mai. Quindi la storia è un'altra storia. I personaggi si discostano notevolmente da quelli presenti in Emma Bovary, se non per alcuni tratti della loro personalità, ma secondo un'interpretazione molto, molto soggettiva e sicuramente opinabile, e se non per il nome della protagonista, che è Emma. Ecco, Emma. Emma è una delle due figure centrali di questo libro. Sì. Una è Emma, l'altra è la zia. Vediamo giusto un attimo, ma senza levare troppe curiosità, se no poi che si comprano a fare il libro, lo sanno già tutto. Emma ha una storia dolorosa alle spalle, perché è orfano di padre, poi la madre si risposa, poi la madre muore e viene presa in carico, diciamo così, anche se è un termine brutto, da una o dalla sorella della madre. Siamo nel 1914, quindi non possiamo pensare a un atteggiamento simile a quello di oggi o quello di 10 o 20 anni fa. Stiamo parlando di una figura al femminile che è molto rigida, molto tradizionalista. La zia, intendi? La zia. Sì. E quindi Emma, che ha quanti anni all'epoca? E il romanzo inizia che Emma è appena dodicenne e termina con il compimento del suo 17° anno di età. E che rapportato a oggi è una vita. Perché a 12 anni ero bambina, a 17 anni era già pronta per il matrimonio e quasi mai con persone della loro età o poco di più. Sì, allora il libro, è, appunto, i due personaggi principali sono Emma e la zia ed è scritto con queste due voci narranti. E, che nel libro però non interagiscono mai perché
entrambe hanno una personalità profondamente divergente, piuttosto cercano di interpretarsi. Emma è una ragazza apparentemente fragile, ma in realtà è dotata di una grande forza interiore, come penso che non mancherà di dimostrare. È una ragazza che ha sofferto e la sofferenza, come spesso accade, l'ha portata a chiudersi in se stessa. Emma infatti fatica a sentirsi parte delle situazioni contingenti, così gravi in quel periodo, che ovviamente assorbono chi le sta intorno. Diciamo che è un'anima in pena che cerca una via di uscita da tutto quel caos. E Emma non ha idee riguardo al suo futuro e per questo si lascia condurre dall'unica parente che le è rimasta, appunto, e che è questa zia, che lei neanche ricorda e che nel libro non viene mai menzionata per nome. Perché i nomi penso che non siano importanti in un racconto, quanto invece lo è la figura, lo spessore dei personaggi che per definizione sono senza carne né ossa, ma prepotentemente vivi, se vogliamo, per l'autore e si spera anche per il lettore. E la zia è una donna, come ho detto, completamente diversa da Emma, una realtà, dei vissuti opposti ai suoi, ed è una donna forte, caparbia, sicura di sé. Una donna abituata anche a gestire la vita delle persone di cui si circonda e che seleziona accuratamente. Ma soprattutto è una persona che cerca così di appagare la propria smania di autogratificazione proprio dal consenso che riceve dagli altri. E che non ammette né debolezze né insuccessi. E invece sarà proprio questo, il successo che si verificherà con la nipote e la porterà a una crisi profonda. Come ha detto Giulio, questo è un romanzo al femminile, non mancano però figure maschili. Nel racconto c'è anche un medico, un giovane medico, il dottor Rodolfo, e qui forse il nome ha la sua valenza. Il dottor Rodolfo è un medico senz'altro bello, ambizioso ed egoista, e che non si farà scrupoli di sfruttare, di avvalersi dell'influenza della zia sulla nipote per portare a termine i propri fini, così come Rudolf non si è fatto scrupoli di sfruttare la fragilità della signora Bovary per appagare i propri desideri. Un'altra figura maschile predominante nel libro è appunto quella del bambino. E come vi dicevo prima, il bambino, anche questo personaggio non verrà mai chiamato per nome, però il bambino è mio padre, e il bambino appunto perché quello che appare nel libro sono i ricordi che io ho ricostruito attraverso così i suoi racconti. E dopo la sua morte, comunque è un momento in cui si ripensa, si rielabora, e quindi questo riappropriarsi delle radici è un percorso che è stato in parte doloroso ma sicuramente anche liberatorio. Io penso che comunque sempre quando uno scrittore, non lo definisco tale, non ho questa presunzione, però diciamo, ecco, colui che scrive ripercorre le proprie esperienze, i propri vissuti, questo percorso comporti anche un po' di sofferenza. Però ripeto, è anche molto liberatorio. Se non fosse così, credo che chiunque fa della scrittura una professione forse non avrebbe una vita serena, o perlomeno un equilibrio mentale un po' instabile. Questi due personaggi, torno a Emma e la zia, 20 anni dopo i fatti che tu racconti, o 40 anni dopo, o oggi, che senso avrebbero? Come hai detto prima, potrebbero esistere? Relativamente penso, perché l'atteggiamento di Emma è comunque un atteggiamento senz'altro passivo, vuoi perché comunque la sua condizione di sofferenza la porta ad estraniarsi a tutto il contesto, alla realtà che la circonda, ma anche perché comunque era costume, penso, no? All'epoca di ascoltare, ubbidire, una sorta di valori che adesso nel bene o nel male comunque non esistono più, perlomeno in misura e in quantità molto minore. C'è una consapevolezza maggiore oggi o c'è una ribellione maggiore? Adesso tu mi chiedi un'analisi un po' ardua. Ma l'avrai fatta sicuramente nello scrivere
Non lo so, non penso che una quindicenne, adesso se vogliamo no, trovare una via di mezzo, inizia, come ho detto il racconto, aveva 12 anni, termina che ne aveva 17, una quindicenne di oggi si lascia gestire in maniera così completa da una figura adulta, a prescindere, a parte il fatto che una zia non è neanche una madre, però penso che anche con una madre le cose non siano poi così facili, che non vadano in questa direzione. Io sono mamma, ho due ragazze adolescenti, quindi... Auguri. Grazie. Oggi come oggi. Bene, la figura invece del bambino. A me piace molto questa cosa che in un romanzo di comunque di pura fantasia ha inserito una figura a te molto vicina, a te molto cara. Non è così semplice, immagino, inserire una conoscenza come quella che avevi tu di tuo padre in un ambiente che magari gli era estraneo, non lo so. No, era il suo ambiente, era il suo contesto. Sì. E, come ho detto, no, l'ambiente è quello della vecchia marineria e le mie radici sono lì, non solo mio padre ma anche mia madre. E quindi io ho ricostruito attraverso, come ho detto, i suoi ricordi, però anche a livello così di ambienti, di persone, di figure che sono state parzialmente note. E non è stato difficile per me cercare di immaginarmele e di scriverle su carta. Ecco, io una cosa che potrei aggiungere è che non ho scritto con l'intenzione programmata di costruire un racconto che potesse essere un giorno pubblicato, ma un po' per quella spinta emotiva di cui parlavo prima e che i personaggi si sono andati delineando assieme al racconto, quasi che godessero già di una vita e di un'interiorità propria. E io mi sono fatta portavoce, ripeto, tramite ciò che sapevo, tramite le mie reminiscenze di bambina, quando andavo da nonna al porto, della vita che vedevo muoversi attorno a me. E non è stato difficile, no. Un'altra cosa. Una domanda che ti avevo fatto anche prima, che forse può essere interessante per chi ci ascolta. L'epoca è quella della Prima Guerra Mondiale, quindi in un contesto dove la maggior parte degli uomini è al fronte, dove magari le industrie vanno a ritmo ridotto proprio per mancanza di... Il Torrione, che è stato distrutto, dicevi, dai bombardamenti durante la Prima Guerra Mondiale, quindi è un doppio contesto la vita di queste due persone, ma inserita in un contesto drammatico come quello di guerra. Se tu l'avessi collocato, come dicevamo prima, che ne so, fra il 10 e il 14, sarebbe venuta a mancare una componente essenziale, certo. Uno sfondo che è importante nella vita di questi due personaggi in questo periodo. Quanto e come ha inciso il fatto che fosse una nazione in guerra e che Fran fosse oltretutto sottoposta a bombardamenti? Beh, la guerra senz'altro è stata significativa e determinante per le persone che hanno vissuto quel periodo, quindi con insomma un'ovvietà, e non a caso parlavo di Emma e la zia, sì, ma anche per le figure femminili, perché come dicevi tu, venendo a mancare gli uomini, le presenze maschili, le donne si sono trovate a dover gestire, oltre a una situazione di dolore e di angoscia, comunque anche la vita pratica, la vita quotidiana, certo. Quindi dover risolvere tutte quelle incombenze che magari prima venivano anche divise con gli uomini. Quindi anche un momento, certo, di crescita della coscienza femminile, se vogliamo. Sì, anche se inizialmente io in un punto faccio un parallelismo tra l'atteggiamento maschile e quello femminile, quando nella scena della concitazione generale nel salotto della zia, la notizia di un'eventuale entrata in guerra,
il comportamento degli uomini è profondamente diverso da quello delle donne, mentre gli uomini si lasciano così quasi trasportare, si entusiasmano a concetti astratti come la morte, la vincita, la guerra, la patria, l'onore, esatto, eccetera, eccetera, morte eroica intendo ovviamente, non morte in senso così fisico, danno un significato proprio diverso alla morte. Le donne tendono più a proteggere e a conservare gli affetti e a proteggere gli uomini anche da loro stessi. Ovviamente, anche perché chi va in guerra è comunque il figlio, il marito, sì, il fratello. C'è una consapevolezza, no? Diversa, un atteggiamento diverso, questo è, penso che sia tipico proprio della natura maschile e femminile. Domande? No, tutti assieme. Non anche al solito. Tanto che loro pensano, potrei leggere una paginetta così magari... Questo mi sembra un'ottima idea. Questo mi sembra un'ottima idea. Spero di leggerla. Immagino di sì. Scusate, ma qui la giovinezza mi prende. Ne fa cambio. No, ma contento. Speriamo di trovare. Ah, ecco, qui c'è un altro personaggio al quale non ho fatto cenno. Ed è un'insegnante privata che la zia ha assunto per poter permettere a Emma di conseguire il diploma di maturità magistrale, avendo dovuto lei abbandonare gli studi proprio per il fatto di essere rimasta precocemente orfana. La zia è molto protettiva, comunque non è una figura negativa la zia. Sicuramente è animata da ottime intenzioni. Diciamo però che è contrastante con... Sulla figura della zia, apro e chiudo una parentesi, sì. Non è un capitano di industria o... No, è una persona che vive di sì. Rendita. È una persona influente. Che quindi è abituata cioè... anche a trattare i propri affari, a vedere tutti gli aspetti. Non è la classica moglie della borghesia... o buono dove hanno detto che pensa a tutto, deve pensare solo a fare seguire. Ma è anche una persona che si prodiga, poi dopo non sempre le sue soluzioni sono le migliori per tutti, però è animata da buone intenzioni. È una persona comunque impegnata in vari rami della vita sociale. E quindi c'è questa insegnante con la quale Emma tra l'altro instaurerà un rapporto affettivo molto profondo, però sicuramente tardivo, perché comunque si perderà questa persona. Oggi la lezione è stata più lunga del solito. Fremevo e non riuscivo a tenere ferma la gamba che, senza controllo, ballava sotto il tavolo un ritmo convulso, provocando un sordo rumore di tacco, indispettendo l'istruttrice che declamava all'infinito con voce sempre più acidula. Che terribile contrasto. Ormai sono 2 settimane che non riesco ad andare dal bambino e un richiamo quasi viscerale mi chiude la bocca dello stomaco. Di naufragarmi dolci in questo mare. Raccolgo in fretta libro e quaderno. Tolgo il pennino dal calamaio. La pezza è lì, pronta vicino alla lampada da tavolo. Saluto una mummia offesa e di spalle che, muta, guardo ostentatamente fuori dalla finestra. E mi precipito alla porta evitando di attraversare la sala dove la zia è in riunione da più di un'ora. Deve esserci qualche valido motivo di cui discutere che io ancora ignoro beatamente. Ed esco dalla porta di servizio. Aspiro avidamente la brezza marina che si espande liberatoria dalle narici e bronchi. La morsa allo stomaco si allenta. Avverto la voluttà dell'aria pura che scende liberamente, attraverso le narici dilatate, le labbra aperte, sino in fondo al corpo, sino al cuore. E finalmente lo vedo, là, sotto il porticato. Una maglietta azzurra gli copre quasi le ginocchia, a cui fanno seguito calzini troppo grandi, che scendono arrotolandosi sulle caviglie. Osserva il caotico volo basso e rumoroso dei gabbiani che giocano col vento di bora sul mare increspato. Piccolo, solo, assorto. Pare percepire tutta la solitudine che c'è nel mondo. Regalami ancora un po' del tuo tempo, bambino mio. Di questo tempo che non mi appartiene perché non è il mio tempo, ma che bramo come acqua consolatoria di una sorgente che mi riporta là dove vorrei tornare, dove io sono.
Non leggo agli tanto perché è talmente piccolo il libro.